Oggi è una giornata particolare, come sapete, che il 4 febbraio è la giornata mondiale di lotta contro il cancro, tema evidente che ha una rilevanza in particolare sul nostro paese, sulle competenze delle regioni che hanno sul registro tumori e tutta la parte che riguarda le attività di prevenzione, di coordinamento, di controllo, che chiaramente ci sono e devo dire nel riconoscimento che è stato fatto anche nel primo giro di tavolo, la Regione Campania ha elementi di forza che sono strutturati all'interno dell'Organizzazione della Sanità Campana, con dipartimenti specifici che ci sono ASL per ASL, quindi diciamo, siamo abbastanza avanti da questo punto di vista. Come sapete, è un tema molto sentito da parte di tutti, in particolare chiaramente dei cittadini che vogliono su questo argomento elementi di conoscenze sufficienti e quindi siamo intervenuti attraverso un decreto commissariale, cioè ho ritenuto di poter intervenire attraverso uno strumento amministrativo potenziato, che è quello del commissario, chiaramente recependo quello che il governo aveva detto, quindi non rifare una legge avrebbe preso tempo, ma immediatamente, quindi abbiamo istituito il registro dei tumori, l'abbiamo organizzato con il coordinamento che sapete fatto da tutte le ASE, dal Pascale, dalla struttura regionale, quindi ci sono presenti tutti i direttori generali, dove ci sono i dipartimenti specifici, quello che è previsto in tutta Italia come struttura, di riferimento. La composizione del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico l'abbiamo voluta rendere più oggettiva possibile. Come avete visto, la configurazione, delle varie persone chiamate hanno, titolarità in quel ramo, nelle università piuttosto che al Ministero della Salute. Quindi abbiamo individuato figure oggettive, come possiamo tenere insieme in maniera più abbinata, proprio in riferimento alle questioni dell'impatto ambientale, alcune azioni che la Regione mette in campo per il controllo dell'ambiente. Faccio un esempio, tutte le rilevazioni che per legge fa l'ARPAC, che è un'agenzia regionale che si occupa di ambiente. Questa deve avere un link, ecco, molto stretto di rilevazione dati e di coordinamento con la struttura che abbiamo potenziato, abbiamo, diciamo, avviato oggi, che riguarda il registro di tumori. Il passo avanti che si fa è ovviamente enorme perché ci si comincia a passare il lavoro per passare da due registri a un registro per ogni ASL e quindi alla copertura totale della popolazione campana. Che cos'è un registro tumori? Il registro tumori lega praticamente i malati di cancro per quel comune, per quella residenza. In termine tecnico, misura l'incidenza del cancro su quell'area. Tenete presente che noi le mortalità già le conosciamo perché lo facciamo con l'osservatorio epidemiologico regionale, ma una cosa è registrare a posteriori che una persona è morta di cancro e una cosa è registrare dall'inizio che una persona si è ammalata di cancro in quel comune e l'altra cosa che i registri fanno è si comincia a vedere una persona che si è ammalata di cancro quanto sopravvive alla diagnosi di malattia. Se non si hanno questi dati certi, non si può fare nulla, neanche cominciare a interagire ovviamente con i dati di inquinamento ambientale, perché avremmo un flusso dati a cui non ce n'è un altro che corrisponda. Il mandato del Comitato Tecnico-Scientifico è quello di far partire i registri tumori nelle ASL della Regione Campania. Questo sembra banale, ma in realtà non lo è tanto, perché diciamo, il registro tumori avrà un senso e sarà utilizzabile anche per dare risposte ai cittadini che ovviamente domandano. C'è un impatto ambientale tale da, diciamo, far leggere come eccesso di malattie tumorali delle esposizioni particolari e dipenderà da come saranno organizzati questi registri tumori.